Oggi è 27 febbraio. Questa puntata lunedì è in forma ridotta per venire incontro alla capacità mentale di Pasquale Gatti. Ridotta. Che non c'è. Le capacità ridotte. Allora, buongiorno Valentina. Buongiorno. Oggi non ci sono le edizioni locali, quindi... Presto. Chiariamo subito, oggi niente sport nazionale. Yeah. Allora. Passateci per qui. Allora, cominciamo con La Repubblica. Il lunedì, La Repubblica. Ecco l'Italia degli sprechi. Rapporto tra magistrati contabili sulle risorse pubbliche bruciate, virgola, regione per regione, punto. Un buco, aperto virgolette, chiuso virgolette, un buco. Grande come l'evasione fiscale. Ma la sanità, virgola, accento sulla, appalti, virgola, consulenza, punto. La corte maiuscola dei conti, denuncio dei ponti. È copulativo, no, copula. Emergenza, è emergenza. Abbiamo i salari più bassi d'Europa, fornire due ponti, produrre di più ponti, G20 maiuscolo sostenere l'occupazione. Abbiamo i salari più bassi d'Europa, anche la Spagna, il Portogallo, hanno salari medi più alti dei nostri. Quindi attaccamoci a... Andiamo tutti in Spagna. L'email compie 40 anni, vedi? La migliore è sempre all'alba, qui non abbiamo capito a cosa si riferisce, perché all'alba... Ci sono delle situazioni un po' così, quindi possiamo andare avanti con La Repubblica, la possiamo dichiarare. Via. Il Corriere della Sera, del lunedì, questo anche lui è del lunedì, come quello di prima. Queste sono le scarpe bruttissime, queste sono Clarks. Ma non era sempre fatto di Silvio. Ah sì, adesso lo diciamo, fatto di Silvio. Silvio ha detto che è uno scandalo che hanno dato il gol al Milan, perché... Ci vuole la tecnologia nel calcio, giustissimissimo. Ma se per esempio la tecnologia la mettiamo anche nei tribunali, non credi che la... No, si potrebbe andare anche lì un po' più. Come dici, caro Silvio? Mi consenti. Bene, andiamo avanti. Torni. Qua mettiamo la mano perché abbiamo detto oggi niente calcio. Allora, si pensa dai più bassi d'Europa, l'italiano la metà dei tedeschi, fornire due ponti, il sistema da scardinare, le cifre Eurostat sui salari ponto, il ministro due ponti, la trattativa punto interrogativo, vorrei l'intesa virgolo, ma niente levato di scudi. Freddo. Quindi, l'osservatorio, solo L maiuscola apostrofo 8% degli elettori si mancano ripartiti, e in questo 8% io, te e Valentino non ci siamo assolutamente no. Di Renato Meinheimer. Questo è l'amico di Bruno, quell'altro Rowan. No, non si può dire, dai. Mezzi di Dino più qua. La linea, così dici sulle scuole cattoliche, la linea del governo due ponti, esenzione per la stragrande maggioranza degli istituti. Non pagherà, né questo si era capito, se aperte a tutti e senza profitti. Come ho fatto? Non capisco io questa... Lega in affanno. Smarrita la carroccia. Qui lasciamo solo il tedico. Ma anche lì posso Perché la Lega, quelli... Bossi a parlare. Vieni qua. Bossi a parlare. Che ha detto Bossi? Era fatta pericolosa, sì. Giusto. Ha detto che i giudici hanno fatto apposta a non con, ma noi sembra che l'amico Silvio, dicendo così sembra che noi ce l'abbiamo contro Silvio. No. Se no cadeva il governo Monti dalla montagna. Vieni pure Valentino. Giannelli. No profit or pronounce. Giannelli, no, stai profit. Facendo brutto, te lo no dico pure. Io. Stai attento che stai peggiorando. Noi pure no profit. Dirigenti pubblici. E intreccio di regoli, maxi compensi, Tetto. A rischio di Sergio Rezzo. Tetto. Ah, sanità, rischio bancarotti in 7 regioni, tra cui la Bologna, Campania e l'Azio. Siamo sempre tra i primi. Niki, non facciamo la filosofia. Quagliamo. Andiamo avanti, la Gazzetta. Qui c'è anche la Gazzetta di dentro, ma sì, mo ci pensa mio. La vuoi togliere tu? Allora, vieni qua, Valentina. La Gazzetta del Mezzogiorno, aspetta che Matteo c'ha la mano. Vai. La Gazzetta del Mezzogiorno. Da lunedì, anche questo è del lunedì. Marino Autoleni, questi gli universitari sapranno perfettamente a cosa si riferisco. Perché se noi vediamo il fustello ferrovito al Gargano, ci viene da vomitare. Perché il viaggio, non per la postale. Poi vedete la postale Marino e dici, ma perché noi dobbiamo viaggiare con questi cari bestiame? Però chiudiamo qui. Foggia, c'è una donna fra gli estremisti fermati. Questo l'attacco lo leggiamo dopo. Dopo. Cancro, la terapia di Bell, dico...
ricompare dopo 15 anni. Salute. Ricordi a questo. Salute. 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 La cura costa 800 euro, virgola. No, al mese, virgola, meno dei farmaci tradizionali. L'ha concesso un giudice del lavoro di Bari, gli oncologi, due ponti. Da false speranze, punto, di corso ASL. Bene. L'Italia dà gli stipendi alla... degli stipendi da fame, questa è la notizia che abbiamo preso prima, la fiaccolata a Taranto per i due marò sequestrati, arrestati in India. Speriamo che la Farnesina e le autorità si muovino per fare qualcosa. Regione Puglia, nuovo benefit, due ponti, la destra via CART, altro che i tagli autostrada, altro gratis. Che tagli autostrada gratis, come è qua un po' di punteggiato non si poteva, va bene, no. La quarta, la Lecce ha ingranato la quarta, la Lecce metti la quarta, l'Ulecce l'Ulecce ha ingranato la quarta, Udinese, Lazio terzo posto, la Roma non diciamo, non niente diciamo. Andiamo avanti, diciamo. La prescrizione per Silvio, un assist al governo. Pronto, Maria la risponde, qui ci penso me. Allora, qui c'è la Fornero sull'articolo 18, andiamo dentro. Matteo, ti ricordi? Ah, il bacio di Schettino, poi il naufragio. Ha detto la bionda che se non ci fosse stato il tozzo ci sarebbe stato il tozzone. Per fortuna queste cose qui non le dovete dire. Buongiorno. Catena umana per Putin, qui 30.000 a Russia per... contro Putin e basta, andiamo avanti. Buongiorno. 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 Allora, questa è una gazzetta di Capitanata, Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano fondato nel 1887. Questa prima notizia: se la Gazzetta ci mette per piacere la città qui, perché uno nega ci può esaurire, uno non si può esaurire, e ti foggia il caso, due punti, il caso. La Dico se sta identificando altri 45 complici, le riesce a casa Pound, anche una donna tra i 5 feriti. La Casa Palto ha aperto una sezione a Foggia e gli estremisti di sinistra sono andati a menare le mani. Speriamo che la situazione si tranquillizzi. Un sedicenne se l'è cavata con una denuncia a Piedelebbra, spedizione potente organizzata in vista dell'organizzazione della sede. Il caso. Qua non sapevi, vedi qua, non sapevi se è Foggico. Il caso, la denuncia dei familiari, due punti, aperti virgolette. Da tre mesi aspettiamo risposta del comune, virgolo, ma c'è accendo, ecco l'accendo, soltanto silenzio, chiuse virgolette. E il morto, punto interrogativo. Si è perso pure il punto esclamativo. Cimitero, virgolo, scomparsi i resti di un'anziana donna dal suo loculo. Questa veramente ci lascia senza... Scomendi. Incredibile vicenda emersa durante i lavori della cappella. Madonna della Croce. Sembra grave bimbo di Urano, questa notizia abbiamo dato ieri in un pezzo di Viostel, stava strangolando. Ah, oggi c'è la... Foggia. Qui sono le berre, vedi? Berre. La piazzetta diventa un immondezzai, tornano a protestare i residenti di via Calvanese. Che situazione. E giorno, guarda, l'aeroporto, questo penso sia a Bari, mettiamo una caccia di città. Ah no, è qua, vedi, qua per esempio... Cioè, tutti a Bari. Tutti a Bari, per l'allungamento a 1800 metri. A breve finiremo il protocollo per i nuovi voli. La conferenza che si apre stamattina si continuerà entro l'autunno. Sindaco Mongelli, ottimista. Beh, mia da te che sei ottimista. Mongelli. Non va bene. Azzeriamo. Qui c'è la notizia di Monte Sant'Angelo. Vedi, Monte Sant'Angelo. Guerra candidature dietro l'elaborazione dei due assessori. La notizia dei giorni scorsi che hanno fatto saltare due test della maggioranza. Abbiamo detto. Taranno è feroce. Ma adesso tutti vogliono correre a sindaco. Noi tre no. Questo è l'articolo di Francesco Totta. Margherita, stiamo sistemando la questione scuola, la Carluccia nella bufera, vado avanti comunque, beata a te, vai avanti, Cannucci, vai avanti tu Cannucci per andare, San Marco e Lames, ospedale Umberto I, entra il 30 marzo, riconversione alla via, questa è la situazione dell'ospedale, è comune a molti paesi della provincia. Santa Ligandra, il convegno Lions sulla legalità, in questo paese c'è un humus di violenza. Qui c'è? No. Niente humus. È stato già sfruttato potentemente. Nemmeno l'humus. Monte Sant'Angelo, l'attività continuerà nel locale ospedale, centro riabilitazione. A Troia, Monti Downi, mercoledì l'incontro con la Codelli sul rilancio. Vogliono rilanciare Troia. Buongiorno, Gegè. Buongiorno. Adesso andiamo al calcio dilettantistico, non alla Serie A. No, la Serie A lasciamola perdere. Matteo, mi stai lasciando solo. Anche perché ci sarebbe da dire. No, non dobbiamo dire niente. Non c'è da dire niente. State lontani, non dobbiamo dire niente.
Calcio e tassi, Camara l'eccellenza, bye bye Vieste, Cerignola. Da questo titolo si capisce che forse hanno perso. Manfredonis ha la good che dietro, dopo una pioggia torrenziale, ha riuscito a battere gli avversari e a vincere. Garganici battuti dal San Paolo Bari, adesso giacciono in fondo alla classifica, penso sia il Vieste. Cerignolo ferma sul pari, sfuma l'opportunità di sorpasso al secondo posto in classifica. Ride Manfredonia, ride Manfredonia. Bye bye Vieste e Cerignola. Cosa dobbiamo dire più? Il Monte, il Monte. Il Monte Sant'Angelo, qui c'è la seconda categoria. Il Monte Sant'Angelo era vince 7 a 0. Ha segnato 3 gol Francesco Simone. Uno Gino Miocci, che salutiamo, quando venite alle decole, gioco segnate sempre. È successo già con Nicola la volta scorsa. E Luigi Bicevi parrebbe segnato, e gli altri non lo so. Comunque, farebbe 7 ce ne va. Il Monte Sant'Angelo è sempre primo in classifica. Abbiamo finito, i giornali sono finiti, abbiamo parlato di sport, non ne dobbiamo parlare. No, niente sport, è più birthday. Questi sono i potenti peggi della tecnologia messi a disposizione dalla redazione. No, si legge. Stiamo con noi. Si legge, si legge. Allora, andiamo, vieni di qua. Di qua. Permesso. Permesso. Ecco. Oh. Qui c'è sto dato, questa è l'applicazione da giorno. Applicazione da giorno, 27 febbraio 2012, hai tasse. Poi il malato mentale di Matteo. Salutiamo. Ancora non ti bastano le tasse che devi pagare? Due punti, anzi punti esclamati, punti interrogativi. No problem, punti esclamativi. Da oggi con le tasse potrai proporre le nuove tasse che ti piacerebbe pagare e controllare a che punto sei con i pagamenti. Qua voglio fare un po' di palesina di quelle già imposte. Per saperne più, visite il sito, ci avete rotto il basso, non il casco, il basso. Il basso. mobast.gov. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda Happy Birthday, oggi è il compleanno di Annalisa Ricocci, che è studentessa a Parma. Per il resto, se volete fare gli auguri in diretta, il giorno prima del compleanno ovviamente avvisateci, così noi il giorno dopo lo diciamo. Qua comunque mi fanno tutte cose a me. Sì, Matteo è impegnato, è andato. Così, andiamo l'altra con rubrica della ricetta. Se vi avanzate un po' di sugo di ieri, vi calate una ciambata di spaghetti e fate una bella spaghettata, altrimenti un bel pomodoro e mozzarella e via. I dolci di ieri, si aveva mangiato il poperato di ieri con il vincotto e poi che c'è più? Ah, c'è il detto. Oggi detto dedicato a Pasquale. Ma lo mastro sì, ma lo figlio di noi. nessuno ci game, capito di fare in gesti, che tra tutti in Italia sarebbe per tutti, diciamo. Allora, già siamo, come per dire, assodati che siamo dei cattivi manovali, dei cattivi carpendieri, e i ferri di cui disponiamo già sono di qualità bassa, nessuno ci chiama. E questo è anche aiutato dal fatto che la voglia di andare a lavorare non ci sta. Quindi Pasquale, pensaci. Pasquale, quante parole vorrei dirti? Ma stai iniziamo qua. Va bene. Abbiamo fatto, basta. Ci siamo tolti questo ceccio per oggi. Matteo, un saluto. Matteo deve fare un saluto, aspetta. Aspettiamo a Matteo. Vedete come gira l'economia. Ciao. Matteo, dici qualcosa tu. Interviene. Pasquale. Non vale più così. Guardalo negli occhi. Una volta in una persona meglio. Noi stamattina, a domani, ti abbiamo aspettato. Ti regaliamo una sveglia. Ma noi le prendi con la cartina di ti regaliamo una bella boatta di mazzata. Poi ti dico. Signora. Rossella, pensaci bene. Un po' dopo Yes. Abbiamo finito il tempo. O ce ne andiamo. È stato un piacere. Stop. Ciao. Ciao. Buona giornata.